L'ultima volta avevamo visto il finale alternativo, poi siamo andati un po' avanti, invece questa volta andiamo velocemente. Ecco qua, sempre Symphony of the Night. Proseguiamo con la Lack Mode, come di consueto. Siamo, cos'è, il quarto episodio? Non questo, ma questo, perché quello era il vecchio salvataggio. E dove eravamo rimasti? Avevamo preso quasi tutte le abilità, dov'è che avevamo salvato? Intanto che stavo vedendo delle cose, mi sono ricordato delle cose da prendere nella torre in alto. Però adesso, dalla nostra, no, vabbè, dalla nostra posizione avevamo detto che proseguivamo da qua, è vero, perché siamo arrivati ai sotterranei. E qua già c'era subito un boss, chiaramente. Sì, poi dopo le cose che abbiamo mancato le prendiamo dopo, perché qua c'è un boss, chiaramente, e mancano ancora due location da visitare. Questa, di cui siamo appena arrivati. Aspetta, volevo prendere confidenza un attimo con i tasti, perché ogni volta sembrano cambiati. Ecco, qua c'è il Cerbero. Wow, che male. Se io faccio così, lo bombardo da così. Madonna, ma è piccolissimo. Vabbè. Proprio bruciato dalle boccette. HP up e si va. Vedi, comunque ormai i boss ce li mangiamo veramente. Bellissimo questi sprite, questa statua così. Molto belli. Questa colonna anche dietro. Questa cosa qui. Qui c'è un tasto, abbiamo visto. Come si può attivare? Io lo ben so, però non possiamo ancora. Servirà un altro spiritello. Un altro famiglio, diciamo. No, maledetti. Comunque mi fa ridere che l'arma migliore che abbiamo di... Oh no, abbiamo perso la boccetta. Vabbè. È l'asta scudo, quella che può triggerare le abilità degli scudi. Comunque poco male, perché ci dà anche un'ottima difesa. Aspetta, andiamo prima qui un attimo. Ok, stavo guardando la chat. Ok, sì, si può andare a destra, a sinistra, ma andiamo prima qui, va. Questo è il Gremlin, vero? Oh, guarda che infame. Qui dovremmo riuscire a prendere le ultime abilità per andare nei luoghi, perché io, come vi avevo detto, per triggerare il vero finale bisogna fare delle cose. Adesso vi faccio vedere. Avevamo trovato un... Ah, qua c'è un famiglio, va poi. Che sia quello che mi serve, mi sa di sì. Esatto, il demone. Adesso ve lo faccio vedere subito, così possiamo andare immediatamente in quella stanza segreta, che è fighissimo tra l'altro. Ecco, demone livello 1, reliquie, carta demone. Pleased to meet you, master. I am ready to serve. Perfetto, allora servimi. Ah, vero, ma perché fare così quando abbiamo i Gravity Boost? Boots, anzi. Oh, guarda, però meno, eh. Poi sì, Oh, perché non mi fu uno su? Non so perché non mi fa più... Aspetta, eh. Ah, ok, boh, adesso prima non mi faceva, forse perché ero su una scalinata e mi triggerava male.
There's a switch. Perhaps I should press it. E allora premilo. Esatto, solo lui può premere il tasto. Quindi noi andiamo. Sinceramente neanche mi ricordo cosa c'è qui. Ho visto bellissimo sprite. Oh, non muore mai, eh? Ah, c'è l'altra parte. E cosa cambiava? Ah, beh, l'anello di Marte. Qua infatti mi ricordavo. Noccioline, tè d'orzo e potere di Vlad. Perfetto, adesso spieghiamo tutto. Che l'anello di Marte cos'è che faceva? Mi aumenta un botto le strade. Dà la forza di 24 uomini. Sì, è vero che dà un botto di forza, ma ti abbassa tipo tutto. Però non ci interessa perché abbiamo già la pietra lunare che dopo il tramonto ci alza le statistiche. Che se non sbaglio, non so se dovrebbe essere calcolare l'orario vero di gioco, perché sennò che tramonto è? Visto che comunque questo gioco era per PlayStation. Sì, poi è finita qui. Se non sbaglio questo sprite c'era anche su Round of Blood, non mi ricordo. E abbiamo trovato il potere di Vlad, non è altro che un altro consumabile che distrugge tutti i nemici, solita smart bomb. Niente di che, invece le noccioline, qua io rimetto, vabbè che potevo già cambiarlo prima, ma rimetto la mia fedele fata. Che vediamo a che livello so, lui è già a livello 2, lei ormai è al 9. Poi in verità ci sono, ho scoperto ultimamente che in verità uno di un altro dei famigli è una palette swap, diciamo, della fata. Che non so cosa faccia. Cioè, nel senso, quella sia la differenza. Lei è di supporto, magari l'altra è un po' più d'attacco, non lo so. Va bene. Quindi, di là abbiamo visto. E adesso andiamo, guardiamo di qua stavolta. Tanto a me non mi fa più niente nessuno. Comunque me l'ho scordato che l'incantesimo è così, quello del... che è su e quarto di luna. Invece io facevo mezzaluna due volte, non so perché. Qua c'è già un cambio di location. Ah no, perché appunto è il teletrasporto del serpente. Meglio, perché... allora vuol dire che la vera direzione... è giù. E dove andiamo? Nella nuova location. Che dovrebbe essere proprio... cioè, può essere che è considerata la stessa, adesso che mi ci fai pensare. Questi li voglio uccidere per fare un po' di XP. Shiitake. Poi sì, perché tornando da prendere delle cose, dobbiamo passare anche in libreria, no? Ottimo, perché c'è un trick che vi voglio far vedere, per così per esperienza completa, e poi ci daranno degli oggetti molto molto utili. Quindi adesso facciamo questa location e poi prima di tornare a fare il vero boss, volete attaccare una pugnalata, pugnalata attacco alla fine, manco ve lo faccio vedere. Vabbè, poi magari è forte.
È uno di quelli piccoli che mena veloce, però abbassa molto anche l'attacco. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Ok, no, per vedere se mi faceva. Eh sì, c'è cambio di look, io mi immaginavano due separate, queste come si chiamano le catacombe proprio, infatti perché mi ricordo comunque lo scenario diverso, ed è l'ultimo rimasto, perché abbiamo visto praticamente tutto, come location intendo, ovvio dopo ci sono le stanze che ci mancano, quelle ci mancheranno. Eh sì, ah no, non dobbiamo vedere della stanza dell'orologio la parte destra, quella fondamentale, mi devo ricordare. Ah, un salvataggio già. Un salvataggio che però prosegue. Non è di quelli. Vediamo che ci sia il boss dall'altra parte. No. Ah no, era proprio inizia da qua. Allora di là cosa c'è? Perché mi ricordo che comunque. È di là che si prosegue. Che le lupo, bello lui. No, in verità devo distruggere solo quello. Lui fa un mega attacco fighissimo. Che tipo toglierà mille. Ok, no, in verità è uguale. Dove andiamo? Vabbè, ormai noi passiamo di qua, dai. Però prima volevo andare qua su. Comunque qua ci sarà. Vabbè, no, non mi dì che si sta scaricando il DualShock, proprio deve reggere altre 2 ore. No, quasi che tengo questo. Melmoso. Ci sarà la famosa location dove utilizzare il sonar. Loro droppano una roba forte, mi ricordo. Se non sbaglio è qua. Esatto. Perché noi trasformiamo in cibo pistola. Esatto, gli dice. Com'è che si utilizza? Possiamo vedere. Le spine. Questa è un'azione molto delicata. C'è chi lo fa a memoria, ho visto. Un po' a tentativi. Ma io sinceramente a rischio non lo farei, perché se le tocco è la fine, ok. Quindi dopo ci sono degli aculei, no? Quelli anche che abbiamo visto in altre parti. Ve lo fate vedere lì in cima, no, non ci sono neanche entrato, in cima alla torre a sinistra c'è una parte piena di aculei. Dopo ci andremo. Però come si fanno a distruggere? Ci vuole lo strumento giusto. Shuriken croce. Moneta karma, cos'è che serviva? Neanche un drop bello, era viola o maiale, non male, sembra un'offesa. Sì, questo è tutto di fila, sto pezzo.
c'è niente di... Eccola. La famosa rompiaculei. Oh, c'è anche tessera biblioteca, attenzione. Beh, cavolo, posso teletrasportarmi poi quando ho finito senza che vado lì con la tessera biblioteca, in effetti. Che già ne avevo comprata una. E qui la rompiaculei, cosa fare? La usiamo subito. Cioè, a volte il pad non mi fa benissimo, che si blocca, Lucas. Dai, potevano darmi la super arma. Oh, bello sto trick. Allora. Ecco qua, la cura rompiaculei, come giustamente dice il nome, poi voglio essere la forte. Ah sì, è anche la più forte di quelle che abbiamo, perché le altre statistiche rimangono invariate, a parte la difesa che aumenta di 1. Ma fa così, praticamente. E non è... Vedi, se uno proprio vuole essere preciso... Li rompe tutti in modo che... Guarda che tanto non ci torneremo mai più, eh. Ah, che è anche un po' gustoso come rompere le bollicine del... dell'imballaggio. Però almeno è tutto libero. E uno cosa torna indietro. Ok, perfetto. Quindi niente, adesso torniamo da qua. Ho fatto bene a venire prima dalla parte destra delle catacombe. Oh, qua infatti mi ricordo che questo droppava grosso. Addirittura qui la pista piattaforma neanche me la ricordo. Poi lui ancora corre lì, vero? Ah no, pensavo che il teschio corresse qua. E va bene. Oh, ne è morto. Quanto ci abbiamo di esperienza? Dai, buono, siamo a livello 26. Sta bene, c'è scritto. No, preferisco... No. Ok. Vabbè, questo lo prendo perché ci serve dopo. Fiala mostro 3, 1, 2. Praticamente un consumabile che ti fa evocare il mostro, niente di eccezionale. Ottimo. Aia, lui sa che è forte. Anche lui, ah beh, lui è immune, mi pareva strano. Uno, due. Lui dava qualcosa di forte, mi pare. Vabbè, tutti danno qualcosa di strano o forte. E te lo voglio rifare. No, ho sbagliato. Uno, due.
Non mi dà niente, maledetto. Anche qua c'è un'arma interessante da trovare se ce la danno. Comunque sì, l'ho finito con la vecchia rana, 8 ore, compreso di drop belli, contro filetto, ma è una roba da mangiare. Ecco, lui ci dà i Chakram. Lui c'ha tipo l'arma tipo Raigar, no? Quell'altro gioco. No, ho sbagliato. Uno, due. Ma poi lui viene un po' rallentato. Non è proprio totalmente immune dal time stop. Aia. Oh, ma quanta vita c'ha? No, non ce l'ha droppato, dannazione. Vabbè. Sì, qua ci stiamo facendo tutta questa parte qua. Cos'è che c'era? Perché era vuota sta stanza? Mi sa che era proprio così, vero? Non c'era niente di strano? No, che posso farmare un dollaro ogni volta, boh. E qua torniamo. Ah no, in un'altra salvataggio. Infatti, pare strano che fossimo molto più in giù. Qua c'è due salvataggi di fila, sta zona qua. Ah, ok. Armatura cammino, che è la Walk Armor. Cosa fa? Praticamente mi dà tanta difesa, tanta quanto abbiamo scoperto la mappa, però vedi già è più forte di quella che abbiamo, però abbassa l'intelligenza. Infatti io tengo la Kulei per ora perché poi ci servirà. Comunque sta stanza bellissima. Però è fine a se stessa. Anche poi in alcuni Castlevania successivi che poi ho giocato recentemente, più esplori la mappa che più aumenta un effetto, in questo caso la difesa, per esempio su sale, che sembra runes in inglese, no? Ci abbiamo 8,91, più sale quello, più sale la scritta sale, più difesa abbiamo con quell'armatura praticamente. Quindi oggi in queste 2 orette proverei a chiudere. Questa, ecco, ok, siamo al boss in questa parte. Ah, vabbè, non ho neanche. Vabbè, uso gli incantesimi, dai. Questo è molto figo. C'è anche su altri Castelvania. Gran Falun. Qua il diamante sarebbe stato utile. Oh, guarda quanti ne arrivano. Uno, due. Pensavo morisse prima con gli incantesimi, invece. Io mi diverto poi a maciullarli questi. Oh, occhio, tocca farlo a pezzi, praticamente. Ma l'importante è che il core sia danneggiato.
Dai, facciamolo un po' di qua. Allora, io potrei stare qui. E fare questa, quella potenziata. Che trapassa, se non sbaglio. Perfetto. Infatti non è fortissimo. C'ho il mantello trasparente. E yes, e l'ultima abilità che ci manca, di solito c'è sempre un'abilità. Cos'è che ci è rimasto? Vabbè, che dopo dobbiamo tornare su. Dopo torniamo su da lì e boh, da dove c'era il nostro amico. La Mormegill, qual è che faceva? È antisacro. Fai vedere? C'è qualche effetto particolare dietro avanti, no. Boh, no, mi sembra più forte l'asta scudo perché oltre all'effetto speciale ci dà più attacco e più difese. Vabbè, ti mette le piattaforme in caso uno ci andava senza pipiste. No, comunque qua sei obbligato ad arrivarci con diverse abilità. Allora, io faccio così. Stiamo proprio volando, con questa rana. Ecco, dai, io lo voglio però il disco. Lui è Lord Discus, che giustamente qui. Oh, già mi hai rotto le balle, Lord Discus. Oh, uno, due. E non me lo dà, dai, dammi la super arma. Maschera ballo, ah, manco lo mi sono accorto. Ah, poi ce l'avevamo già, non fa niente di che, anzi, mi abbassa l'intelligenza. C'è pure il cartello qua. Spada di gelo, ah, quella che si poteva comprare anche in biblioteca. Di Min, esatto, se no c'è altre cose. Faceva qualcosa di particolare. Sì. C'è questo effetto che sicuro dà effetto ghiaccio, insomma.
niente, neanche stavolta ci ho dato quello. E niente, andiamo al salvataggio. Però io volevo riprovarlo perché è un'arma veramente particolare. Cioè neanche si trigger lui, poverino. Ci proverei un altro paio di volte perché sennò non ha senso fare la luck mod, no? Se non riusciamo a vedere questo tipo di armi. Ginocchio di queste bastonate. Dai. Oh, il Chakram, perfetto, neanche l'ho visto. Praticamente questo è una... Quanto dà? Abbassa di un pochino. Beh, solo di uno in meno, quindi possiamo tenere questo. Niente, faccio così. E pensa se ce n'hai due, lo metti uno per... Adesso perché ne fa due di base, però pensa se ne droppa un altro... Cioè fortissimo, perché poi ti puoi anche spostare mentre... Ti puoi anche spostare mentre lo utilizzi, vedi? Calcori. Quindi se te ne droppi due, ne metti un altro nel... Nell'altra mano e puoi avere quattro hit combo, diciamo. Questa è una delle armi più divertenti, secondo me, e utili. Proviamoci un altro paio di volte, giusto per vedere. Poi mi scoccia a togliere lo scudo. Poi è anche utile, arriva, c'ha un bel range e una bella hitbox. Dai, l'ultima volta, vediamo. O una delle due. Nada, vabbè, dai. Una è sufficiente, dai. Vedi, questi li facciamo molto più veloci. Cioè, sono anche più veloce, vedi. Io cammino a formacella. Ricordo che lui droppava qualcosa di bello, voglio riprovare. Quando... Ci abbiamo 2000 per salire di livello. Boom. No, il campo santiere dà veramente solo uno di... Tipo siamo a 2010, no? Si uccide solo lui. Eh sì, da solo uno di esperienza, invece lui... Vabbè, da 2009 a 1980, dai, qualcosina ha dato. 20, vabbè, 29, dai, che non è tantissimo. Pensa ai boss come li macelliamo. Un'altra volta, dai, vediamo. Fa anche i critici, cioè, no. Eccola. Lui troppo ha messa l'antifuoco. Cioè, nel senso, solo questa. Adatta... Vabbè, dai, ce l'accontentiamo. Anche se non ci serve a niente.
Quindi ci abbiamo tipo poi sti pezzi li fai così. Easy proprio. Questi li distruggi. Cioè, è troppo forte. L'ho usato per sbaglio, ogni volta premo così. Questo mi ricordo dava una roba fortissima, però lo volevo fare. Arcadosso. Loro danno le monster fire lì. Quanto danno questi? Boh. Ci voglio provare un po' di volte. Cavoli. Abbiamo la fortuna a più di 100, voglio dire. Quanto ci vuole? Quanto sono rare ste armi? Io comunque visitando dei video non ci mette tantissimo la gente, tipo c'è il video che dura tipo 5 minuti massimo. Forse devi colpire solo lui. Ma non lo so, sembra uguale. No, loro sono immuni dal tempo. Vabbè, non è chissà che arma, forse. Poi dopo in pezzi più avanti ci sono armi più interessanti. Ecco, cioè, dobbiamo andare qua a vedere quest'ultimo. Infatti potevo andare direttamente qui. Vabbè, era meglio andare prima qua a sto punto. Occhi di gatto. Oh, occhi di gatto. Allora, cos'è che abbiamo preso? Un ciondolo. Aumenta fattore guarigione, esatto. Tipo con la Dark Metamorphosis che è il suo incantesimo. Metamorfosi oscura, no? E guarisci PS versando sangue. Quindi con quello equipaggiato guarisci di più. Quindi detto questo, l'altro cos'è? Occhi di gatto, che vabbè. Buon ripristino PS danni felino. Ma che vuol dire? Però aumenta l'intelligenza. Ma diminuisce di 2 la difesa. Buon ripristino PS danni felino. Boh. Vabbè. Comunque ci dà un po' più intelligenza, quindi i nostri incantesimi faranno un po' di più a discapito di un poco di difesa, quindi ce l'accogliamo questo calo di un punto difesa. Vabbè, siamo già al termine, quasi al termine della prima metà, della prima oretta della live. Vabbè, abbiamo fatto tutto il sotterraneo. Quindi io senza che torno su, mi sa che uso la tessera biblioteca. Vediamo, sì, se qua ho fatto tutto, tornerei lì a non fare nulla. Abbiamo la spaccaculei che serve di là. Spaccaculei, ho detto, sì. Dai, usiamola, sì, assolutamente. Poi qua c'era un modo per stiparle in modo corretto.
Dov'è la tessera biblioteca? L'ho saltata, eccola qua. Ce n'ho ben quattro. Tu la utilizzi. Basta che adesso non rischiaccio quadrato che mi teletrasporto sul posto. Perché dice che ce n'ho tre, non due? Com'era un modo per stiparle, tipo... No, questo è per... No, questo è per... No, sto premendo tutti i tasti. Quadrato toglie e rimette. Vabbè. Master Alucard, how may I serve you? How about this? Volevo vedere se c'è qualcosa di bello da comprare. C'ho 16.000. Harper cos'era? Spada denominata Harper. Beh, forte. Poi volevo prendere qualcosa di particolare. Questo aumenta un botto la difesa, beh, di 3 punti. Rotolo magico, vedente ci suggerisce, contiene l'ala che spezza. Ma lo devo prendere per fuori, vai, lo prendo. Perché dice ci sono degli scroll che ti dicono gli incantesimi, ma se tu ce li hai già, forse boh, vabbè, io lo prendo. Guanto. Madonna, non ci interessa. Fortuna, no, no, la fortuna non la toccate, no, no. K bicolore, fisico 3, no, scarsa, busto diamante, non ci fa niente. Vabbè, adesso facciamo così. Qua posso vendere tutte le robe che... Vabbè, non ci... Cos'è che ho comprato? Già mi sono scordato. Forse un incantesimo. L'ala che spezza, esatto. Potente attacco di pipistrello. Presto presto ritornello. Allora, praticamente si fa mentre sono un pipistrello, tengo premuto e no, com'è che già mi tengo premuto salto. Ah, indietro. Ah, devo fare un tre quarti così, ok. Ok. Wow. Così, e questa è l'ala che spezza, quindi vuol dire che... Ma non c'ha anche il rotolo per caso del lupo? Perché la carica del lupo non me la fa fare. Vedi i boss? Perché ne manca uno prima di Richter che è che abbiamo saltato? Ah, forse quello lì... Ok, va bene. Giusto, perché dobbiamo fare ancora delle cose. Perché sono tradotti un po' così, quindi non si capisce. Vabbè, un'altra tessera biblioteca me la prendo. Sta spada damasco è così forte, però è a due mani. C'ha 39, ma... Anche questa c'è 39, ma non c'ho. Anello, aumenta l'intercorazza di ferro, busto diamante. Non c'è un altro rotolo, no. Il duplicatore, questo è oggetto segretissimo. Che duplica gli oggetti. Ah no, praticamente cos'è che fa? Puoi usare i consumabili, quelli che c'hai solo uno per, o due, cioè quelli limitati a manetta. Da quel che c'avevo scritto, ma secondo me ne era così, vabbè. Ok. No, non ci sono altri rotoli, se non sbaglio, va bene. Però quella del lupo è tipo mezzaluna. Boh. Vabbè. Sbagliato, ho sprecato tutto. Adesso dobbiamo andare
giù. Tanto questa l'avevamo già fatta tutta, sì, l'ultimo episodio. Devo andare qui? No. Non c'è un'alternativa a salire, vero? No, infatti, no, qua è obbligatorio, sì. Dopo che l'abbiamo fatta 100 volte, non ancora... In questa vedi, va in giro, uccidi. Questa me l'ha capitata, non la conoscevo Star, ma me l'ha capitata anche la prima volta. Grazie amica mia. Cioè, ma che range che c'è. Esatto, da qui andiamo sotto. Sotto dove è il bibliotecario, per fare un trick. Ecco, qua siamo nella stanza sotto il bibliotecario. E se noi facciamo, lo facciamo divertire, vedi, lui è contento. Allora, se la salti la prima volta ti dava i cuori, la vita max, come avete potuto vedere. Poi se salti altre tot volte, tipo mi pare, ecco, anello arcana. Ho sbagliato? No, non devi ricominciare da capo, eh. Me li conta. Ah, perché non mi viene più? Ok, ho finito la magia. Poi intanto guardiamo l'anello arcana. Qua. Aumenta apparizione di oggetti rari. Beh, io guarda, più che avere statistiche alte, che poi non è che le abbassa di chissà quanto. Beh, dai, invece sì, perché era forte. Io terrei questo, perché questo già gioiello porta fortuna. Questo oggetti rari, e visto che la nostra live si basa sulla luck mode. Okay, però cazzo, questo è fortissimo, eh. Guarda quanto ci faceva salire. Di 5 punti ogni statistica, a parte la fortuna, anche la fortuna. Però questo migliora. E no, però meglio così, perché il lapislazzuli dà più 20 alla fortuna di default. Quindi adesso un attimo ci ripristiniamo un po' gli MP e rifacciamo il trucchetto. Magari andiamo a massacrare qualcuno nel frattempo. Oh, va la Takemitsu. Oh, va, oh. L'altra volta non l'aveva toppata mai ed è 2 di fila, tu pensa. Ah, beh, perché abbiamo l'anello arcana che è straforte. Vabbè, vedi, quindi funziona. No, ho sbagliato, vabbè. L'ha fatta apparire 2 volte. Ecco, 3 volte. Beh, dai, molto valido questo anello arcana, direi. Dai, questa magia dovrebbe essere sufficiente per... Non mi ricordo se lui deve ritoccare con la sedia o no, cioè adesso queste piccolezze non le so.
Cioè, già è strana fare questa cosa. Niente, ricarichiamo le MP. C'è una roba che ripristina gli MP, se no. Moneta calma, moneta con due effetti. Ah, forse tipo. Questa è la smart bomb. Noccioline difficili da mangiare perché lui le lancia in aria. Infatti, adesso le guardiamo, le faccio vedere intanto. Vedi, poi. No, ah, devo premere su. Comunque danno 50, eh. Non le sprechiamo, era solo per far vedere. Vabbè, tanto non sono così utili. Devi premere su e mangiarle al volo, praticamente. Quindi con l'anello arcana c'è ancora più possibilità di far. Vedi, cavoli. Di aumentare i drop. Abbiamo 5 in meno di fortuna, ma i cosi rari, gli oggetti rari sono appaiono di più, anche perché l'altro oggetto è più forte, dà più 20, tenendone solo due preferisco quello che dà più 20, ovviamente, che quello che dà più 5, ovviamente. Quanto ci voleva per l'altra roba? Non mi ricordo. Comunque ci dovrebbe essere quello che ripristina gli MP, eh. Tutti i PS. Uva senza semi. Antipietra, antitutto, guardo una fila alla volta. Ah, ecco, la famosa manna, la manna. Ottimo. Mettiamo il chakram, che è anche l'arma di Xina, la famosa arma circolare, no? Ecco, come. Allora, aspetta, eh. Sono sicuro che non è di fila, però non si sa mai. Anche perché più di fila di così io non posso fare, perché gli MP sono quelli. Magari nella modalità luck, avendo statistiche minori, non. Se fosse di fila ancora non posso prendere l'oggetto seguente. Perché tanto gli MP sono quelli. Io non è che. Oh, vedi che a volte non mi fa. Non lo so, non mi ricordo, era di fila veramente. Però cavolo, le altre volte gli altri due oggetti li abbiamo presi subito. Ma che tasto è? Cioè, sicuro c'era un tasto che faceva. Poi l'anello arcano in verità lo poteva droppare un nemico che forse abbiamo già visto, che è un teschio d'oro gigante. Però c'era scritto solo dopo che è già finito il gioco. A me sembra strano. Vabbè, che questa è un'altra run, perché anche il duplicatore in verità non lo potresti prendere alla prima run, dicono, eh.
Però grazie, ecco, armatura Sciere. Ma come? L'armatura Sciere non è un altro che un'armatura che ti trasforma in questo nemico classico, di quello sprite vecchio del nemico di Castlevania. Che c'è anche una modalità, però non si può fare la run completa con lui perché non può, vedi, non può saltare, quindi. Poi c'è gente che ci fa tipo le run dei boss e basta, vabbè. Che poi l'Asciere nuovo l'abbiamo visto, è diverso fatto. Lo sprite qua su Symphony of the Night, quello è lo sprite classico, diciamo, dei capitoli, cioè non di quelli originali perché erano per NES, però di quelli un po' più graficosi. Quindi manca solo l'ultimo oggetto che è proprio quello che ci serve e sarebbe bello ottenerlo. Ci facciamo un'altra manna, ma sì. Tanto non serve a niente. Se non per ste cose. Ah, poi è l'ultima, vabbè. Oh, dov'è il chakram? Non fate scherzi. Stato messo quassù. Ah, ok. Comunque oggi 8 dicembre, nessuno che guarda Twitch. Chissà quanti ne mancano, ne abbiamo fatti una marea. Però non, cioè non sono esagerati. Che pizza, l'ultimo oggetto però è veramente il più utile. Così quasi ogni episodio cambiamo il mantello. E questo è un mantello molto forte. O l'abbiamo già ottenuto perché mi ricordo che la Axe Armor era l'ultima. Eh no, non abbiamo ottenuto. Ah. Non mi ricordo quanti erano. Quante ore di gioco? Siamo a 5 ore. Io mi ricordo che avevo finito in 8 la seconda volta che ci ho giocato senza ricordarmi niente perché la prima volta era ancora più giovane, quindi. Invece questo quant'era? Nel 2018, ormai 5 anni fa quasi, mamma mia. Anche
Anche per qui, dopo aver preso queste cose, andiamo un po' più su nella mappa. Voglio, intanto voglio vedere quanti salti ci voleva per capire se lì, library, jump, non so. Sotn, Symphony of the Night. Ah, questa qua, quanti salti ci vogliono? Quanti salti? Non ci dice dove prendere la maledizione. Ah! Ho capito perché. Ho capito, non stavamo facendo sbagliato, però grazie a Dio l'ho letto e si trigga dopo un po'. Non possiamo ancora ottenere il rusico, se no è forte. Vabbè, pazienza. Ecco perché ci ha già dato l'Axe Armor. Va bene. E niente, adesso torniamo indietro. No, aspetta, ho sbagliato. Devo andare qua. Vabbè, che fortuna che dopo aver preso l'Axe Armor non è che abbiamo perso troppo tempo. Su. Ma qua c'è teletrasporto, ok, però anche le Medusa Head testami. Non è che, aspetta, l'ho sbloccato per sbaglio, no? Non sarebbe male trovare lo scudo Medusa, eh? Perché ho visto che ho raccolto qualcosa, no? Guarda, oh, come fa a schivarlo, maledette? Forse non lo danno mai perché noi li uccidiamo sempre fuori schermo. Scudo Medusa, non ci posso credere. Che grandi che siamo. Allora ve lo faccio vedere subito con l'effetto. Asta scudo. E questo io ho capito dove l'ha messo quassù. Veramente è questo. E che effetto ha? Ah, che spara, è vero. Sfaceva questi raggi fotonici, ottimo. Però noi adesso ce ne sbattiamo. Dai, sono contento, abbiamo visto anche questo. Ah no, stavamo andando giusti, solo che non capivo bene. No, aspetta, perché? Ah beh, perché si poteva ancora salire, vero?
Io volevo andare qui a prendere queste armette, che sono l'antighiaccio, la beccatoa e lo scudo sciamano. Che adesso non è che siano eccellenti, però. Anche perché la beccatoa l'abbiamo già droppata. Anche lui, se non sbaglio. Lord Teschio ci droppava qualcosa di interesting. Vero? Oggi sarà l'episodio l'insegna dei drop fighi. Vabbè, 25 cash, sempre comodo. E qua un po' ci voglio stare. Tanto ce la farà a droppare con l'anello arcana equipaggiato. Ma quando è che ci dà? 1776? Niente, dà un punto esperienza, perché ormai questi non ci fanno niente. Niente, non ce l'ha dato il. Perché sia lui dovrebbe droppare anche. Non so se era lo scudo teschio. Vabbè, comunque con questi strumenti equipaggiati. Eccolo, scudo teschio. E lui invece. Lo scudo teschio con l'asta scudo. Cos'è, faceva un hyper beam, se non sbaglio, vediamo. Faceva questo attacco qui. Che non è male. E abbiamo visto anche questo, sono super contento. Allora, e Chakram che muga forte. Ok, prossima tappa, dobbiamo tornare nel teletrasporto per poter prendere un altro oggetto fondamentale. Ah no, prima sai dove passiamo? Dobbiamo andare al centro del castello. E il teleporto più vicino è quello lì dell'Orox Quarter, i quartieri di Orox, va bene. Ok. E passiamo da qui. Che non, se non sbaglio, è quello del Capricorno. Dobbiamo andare a quello del Capricorno, da quello dello Scorpione, vediamo. Passiamo al Leone, quindi da Dracula. Ecco, dovrebbe essere questo. E infatti. No, non devo sprecare il tempo qui. Cioè, la mossa. Spada caccia, chissà se è forte. Quindi adesso tutti ci droppano le robe più forti. Spada caccia, vediamo com'è. Spada con Elsene, vabbè, non è granché in verità. Animazione normale, attacco speciale, niente. Indietro avanti, no, non c'è nessun attacco special. E niente da dichiarare, insomma. Questa qua droppa qualcosa di interessante, non mi ricordo. Oh, se vuoi prendere, mica me lo fa prendere. Quindi da dove veniamo noi? Da qui dobbiamo scendere. Ah no, ho sbagliato, che stolto. Via 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 via.
Ecco qua, per aprire l'ultimo bisogna usare appunto il tempo. E qui abbiamo lo scudo Alucard, che non è Alucard perché è quello farlocco. E cosa fa? Praticamente, e qui abbiamo anche l'Alucard Mail e l'Alucard Sword, tutte, è il kit di Alucard. Cosa fa praticamente? Somiglia a spada di famiglia, giustamente fa anche rima, e sono le versioni tarocche, no, non lo dice, ma aumenta, infatti perché non lo dice, aumenta la fortuna di un botto, i drop in teoria, infatti se te ti metti tutto questo kit insieme, aumenti il drop di ancora un botto, però finché non dobbiamo fare nessun trick particolare, non... Ce lo teniamo, ok. Io non mi ricordo che boss manca perché dice che. Ah, forse ho capito cosa intende il time attack. Adesso bisogna tornare lassù in alto a sinistra, che c'è quel famoso corridoio. Poi abbiamo finito tutto praticamente il castello. Tutte le stanze sono state a parte, no, alcune segrete che sono. Aspetta, dove? Nell'Horlock's Quarter. Aspetta, andiamo qui un attimo. Non mi ricordo dove, però c'è. Beh, che comunque sì, dobbiamo passarci comunque un'ottima scorciatoia per dove dobbiamo arrivare. Quindi prendiamo due piccioni con una fava. Adesso posso togliere anche la mossa del tempo lì, appena trovo la boccetta o qualcosa che mi aggrada di più. Dove si proseguiva? In verità qui addirittura. Eh no, di sopra devo passare, lì non c'è un passaggio. Sì, cioè ci sarebbe, ma la fa lunga un bel po'. No, invece non la fa lunga un bel po' perché si fa prima da qua. Tagliamo dal Colosseo, eh sì, ebbene sì. E saliamo qua. Lui osa resistere. Vabbè, intanto non si può shottare tutto. Ebbene sì, qui perché scendiamo. Andiamo dritti. Esattamente. Ma io salverei, che è un pezzo che non salvo, c'è un salvataggio giusto qui. Visto mai succede qualcosa. Quindi il mantello che facevamo col trick dei salti si può prendere solo aver raggiunto un certo luogo che non posso dire adesso. No, questo non mi piace. Ah, vabbè, dai, teniamo questo, la pistola elettrica. No, cosa sto facendo? Esatto, siamo qui, quindi possiamo salire qua. Qua, boh, non si sa mai, magari troppa qualcosa di bello. Niente. Esatto, e siamo subito dove dobbiamo essere.
l'altro non conviene, vabbè, fare usare gli stivali perché. Appunto perché è pieno di pericoli, quindi conviene andare col pipistrello con calma. Anche lui dava però un drop bello. No, dov'era? Ah, ok, qua. Qua abbiamo già la spaccaculi equipaggiata, vero? Sì. Perché per entrare in questa stanza ci vuole un botto di roba. Ci voleva la nebbia. Ci voleva la nebbia, la spaccacule, poi dopo vedrete. Li voglio fa tutti per sicurezza, non si sa mai. Anche per un bisogno compulsivo, ossessivo. Compulsivo, eh. No, non me l'ha fatta spaccare questa. Io voglio spaccare. Perché qua tu ti dovresti trasformare in umano per poter passare. Quindi anche se avessi avuto il pipistrello non era sufficiente. E qua c'è una cosa interessante. Alucard, have you seen Richter? There is a Belmont here. You are right about that. I knew it. Where is he? The one I saw was with the enemy. He called himself the Lord of this castle. What? That's impossible. You're wrong. I have to go. Sì, praticamente noi l'avevamo visto ufficialmente, togliendo il finale farlocco che non è canonico. Che vi ho fatto vedere l'ultima volta. Noi l'ultima volta che l'abbiamo visto è al Colosseo che ci ha scatenato i vecchi cadaveri, comunque dei fake dei compagni di Alucard di Dracula 3, praticamente, sì, Dracula, Castlevania 3 Dracula's Curse. E quindi gli abbiamo detto che a Maria, ex compagna che di avventure, che è posseduto, insomma, c'è qualcosa di strano. E qua troviamo l'anello d'argento che assieme a quello oro che vi avevo detto. C'è scritto Nella orologio. Infatti, se tu indossa Nella torre orologio, capito? Se tu, appunto, nei due puntini di questo qua ci devi mettere gli altri due, alternato lo devi leggere. Quindi indossa Nella torre orologio. Però è un errore di traduzione perché la torre orologio c'è un luogo che si chiama torre orologio che è quello che siamo appena stati dove ci sono i Lord Teschi, no? Quello si chiama lì, da lì inizia la torre orologio, ma in verità va messo nella zona centrale che è dove abbiamo usato il time stop, quello intende l'orologio in mezzo alla mappa. Comunque qua c'è un trick che se tu ti siedi la fata canta, se non sbaglio. Perché non lo fa? Infatti questo c'è un dubbio, perché mi sa che serve l'altro famiglio, la sua controparte verde, perché questa è quella azzurra, che c'ha il vestito azzurro. Caspita, io mi ero, io sempre pensato fosse questo, poi mi devo... No, in verità... Perché poi dovrebbe partire una idle animation, quindi quando stai fermo, che lei si dovrebbe posare in verità sulla sedia, però non so, magari si trigger dopo un po'. Tanto io controllo la chat se è tutto a posto. E sì, e quindi questo. Ecco. Però non canta. Che sia per forza nell'altro. Ops, sorry. Si era appoggiata a me. Forse qua era dovevi fare. Questo è un altro easter egg che non ho mai provato. Poi perché mi dà anche un trofeo. Quindi lo volevo fare per la prima volta. E niente.
Invio un commento da solo, voglio vedere cosa succede, ok. No, mi sa che è l'altra fata, quella che canta, però infatti conviene, non lo so, che ci torno appunto, esatto, quando abbiamo tutto. Perché c'è un famiglio che dovrebbe essere da queste parti, se mi attendete, intanto vi dico. Che è molto, molto simile. E non mi ricordo dov'è, cioè nel senso. Poi è strano perché abbiamo visto tutti i luoghi, se sono, è perché sono i luoghi similari. Adesso lo andiamo a prendere istantaneamente. Esatto, sta nell'Horrocks Quarter. Ah no, comunque si è addormentata, non canta. Che è qua vicino, tra l'altro. È in un luogo. Esatto, andiamo. Sorry, madam. Quindi prima di andare a inserire in questi anelli, andiamo a fare questo trick. Visto che ancora abbiamo una trentina di minuti buoni. Prima di chiudere la live, facciamo queste due cose. Ah no, bisogna ripassare dove ero prima. Però come vi si accede? È un po' complicato. Ma siamo sicuri che è lì? Mi sa che ho sbagliato, ho capito. Forse se non è qui o che ho visto male la mappa. Infatti mi ricordavo fosse vicino, solo che non ero sicuro, ma rivedendo, anzi mi sono. Perché o è qua. No, è negli Horrocks Quarter, secondo me. Sì. È anche più vicino di quel che pensassi, senza che facciamo tutta sta storia Colosseo. Oh, mica vola. Forse perché prima non potevamo andarci. Qua sempre uccidere. E dispara sti fulminetti. E qua per farmare i cuori è più male. Esatto, non lì ma nella stanza sopra, qui. Ci deve essere un muro che si rompe dall'alto. Eccolo. Qua. Perfetto. Mamma mia.
E qua c'è la Pixie. Carta fatata. Che è simile a questa ma diversa. Infatti se noi andiamo su famigli, lo sprite è molto simile. Cioè lo sprite è lo stesso, cambia il colore. Adesso la equipaggiamo. Carta fatata, carta fatata. Vabbè, in inglese sarebbe Pixie e Fairy. Ah, non ha una sua presentazione. Vabbè, peccato. Perché ci sono molte stanze super segrete. Oh, l'acqua santissima. E adesso se torniamo nella zona degli Aculei posso finalmente fare questo trofeo, nonché vedere questo easter egg per la prima volta, così sono contento. Poi direi di andare a prendere il materiale necessario per fare quella robetta. E poi... Beh no, dai, c'è della roba da fare, c'è della roba. In mezz'ora facciamo tutto, perfetto. Sono contento, no, perché pensavo di chiuderla prima, invece no. Abbiamo materiale sufficiente. Vabbè, ogni volta si ripristinano, ma dai, che maledetti. Fortuna che non l'avevo tolta la corazza quella lì. Vabbè, che non ci dovremo tornare mai più. Forse deve aspettare che fa quella roba. Tanto sto controllando una cosa interessante. E non canta perché? Forse questa la sedia, no, mi pare che la sedia è quell'altra. Però comunque ho visto una cosa interessantissima, che dobbiamo prendere anche un altro famiglio, l'ultimo. Poi dopo abbiamo quasi tutto praticamente. Abbiamo l'ultimo famiglio, che poi lui non l'avevo mai preso, che è una reskin del demone che abbiamo già. Però c'ha la faccia un po' diversa. Boh, si è seduta e non canta, non capisco. Ah beh, come temevo, cosa è successo? Che praticamente il trick non si innesca finché lei non è al 12. Vabbè, tanto la teniamo. Che comunque se l'avessi trovata prima, per dire, era già al 12, perché la fata era al 16. Vabbè, comunque intanto andiamo a prendere l'altro famiglio. E oggi è una live di tentativi. Va bene, abbiamo sbagliato due cosette, però comunque scorre abbastanza bene. Poi chi lo guarda in differita può skippare, quindi... Stavolta era dove dicevo prima, era il Colosseo, veramente. Dove stavamo andando praticamente.
Poi dopo il Colosseo possiamo andare anche a inserire questi anelli. Sì, abbiamo una mezz'oretta da adesso. Dai, let's go. No, ma già mai. A volte è difficile, non sai come, diciamo, rompere, tipo. Tipo io come faccio? Vabbè, so più o meno dove. Deve essere una roba che distrugge ad aria. Eccole lì. Ah, è libero? Sì, perfetto. Catademone N addirittura, in verità sarebbe Tengu, tipo, quello original. Ciao sta fa. Hey, how's everybody doing tonight? Wait a minute, huh? You're my master? Not much of a looker, are ya? Well, we can't all be perfect. Off we go! Woo! Esatto, su, matto, matto in culo, interessantissimo. E ce l'abbiamo tutti. Abbiamo preso tutto, non ci manca qualcosina del lupo, ma dopo questa roba più non vi preoccupate, adesso vi dico tutto. Vi dico tutto, reliquie, però io volevo la mia fatata. Eccola. I'm with you, Alucard. Ah, ok, non aveva fatto un'animazione. Si sta evolvendo. Sì, è già al 2, tu pensa. Vabbè, adesso noi andiamo invece dove ci interessa. Sì, scendiamo di qua. Ah, quella spada è forte, la Nakamura, quella che ho appena droppato. Spada di scarsa fattura. Comunque non avevo spiegato una volta, avevamo trovato una delle prime live, se non la prima, avevamo trovato, no, la seconda forse. È questa che dà 0 attacco. Praticamente se l'attacco scende a 0 fa danno. Insomma, è un po' complicata. Tipo fa danno oscurità. No, ho sbagliato. Ok. Qua c'è il salvataggio, giusto? Salviamo un pochettino. Esatto, già noi possiamo aprire il mistero. Ah no, proprio ci siamo venuti qui apposta, stavo pensando. E allora sì. Equipaggio quindi. L'oro e l'argento.
e si apre l'ultima area del castello. Ottimo, e quindi io rimetto qua anello arcana e lapislazzuli. Giusto, no, per capire se ho rimesso giusto, tanto lapislazzuli dà più 20, eccetera. Ah, qua c'è il salvataggio. Tanto abbiamo appena salvato, non ci interessa. Salviamo quando torniamo su. Questa sembra una stanza al contrario. Alucard? That voice. Maria? I'm sorry. You were right. He is with the enemy. Richter Belmont, in league with Dracula. He must be under someone else's control. Eh sì, we direi. Can't hurt him, whatever we do. But he must be stopped. Yes, but can you? Then for all our sakes, show me that you will. Ah, beh, prima bisognava affrontarla, mi ero assolutamente scordato di ciò. Oh, mi ero assolutamente scordato di questa boss fight. Mamma mia. You're stronger than I am. You can save Richter. Will you? Please? I can't promise that, but I will stop him. If it must be that way. Here. I found these. Take them. And these are? If you wear them, you can see beyond illusions. Thank you. I go to find Richter. Stay and pray for him. Perfetto, io non mi ero assolutamente ricordato di sta faccenda, di che Maria era un mini boss così, ecco perché c'era il salvataggio, io addirittura manco salvato. E sì, grazie a questi occhiali ora possiamo tornare da Richter tranquillamente, dopo averli equipati, chiaramente. Oh, ho sbagliato. Adesso salvo perché sto per morire. Ma vedi, alcuni boss sotto starelli, perché lei mi toglie una sbaccola botta. Il famiglio che livello è? Ancora al 2, però insomma penso che lo farmiamo bene. E adesso andiamo a chiudere quella questione famosa. C'è un teletrasporto veloce, sì, l'unico veramente è tornare sempre quello degli Orcs Quarter. Però anche lei, vedi, anche sta fata è di supporto, ma curato. Quindi chissà qual è la differenza tra le due, se ci vorrebbe veramente una guida completa. Io tipo guardo sempre i video su sto gioco, ne ho visti una marea, ma
più ne guardo, più misteri ci sono. Però è di... Ah no, è semplicemente quassù, molto easy da raggiungere. Pensavo dovessi fare chissà cosa. C'è sto corridoio con i nostri amici mostri. Mi droppi qualcosa, amico, no? Comunque da quando ho trovato sti dischetti è una pacchia. Adesso clicchiamo finché non appare il leone, che però se non sbaglio era quello prima, quindi passiamo all'inizio del gioco, esatto, il cavallo. Serpente dov'era? Serpente quello usato lì sotto. Scorpione e la torre. Torre d'este e siamo al leone. Esatto, veniamo fuori da qui, salviamo. Quindi capita fagiolo questo episodio dopo il bad ending, perché adesso vediamo come si dovrà fare realmente. E poi sì, tra un po' si chiuderà questo episodio. Ok. No, la croce non ci interessa. Ok, max cuori che non avevo preso l'altra volta per ovvi motivi. Prima di entrare però, Maria ci ha dato una cosetta. Gli occhiali sacri. Vede oltre le maledizioni. Ok. I've been waiting for you. Answer me. Why is a Belmont planning to resurrect Count Dracula? Dracula rises once a century. One chance for each Belmont to shine, and then we're finished. Forgotten. If I bring him back now, the battle can last for eternity. Esatto, questo come avevamo fatto l'altra volta. You have lost your way. So be it, vampire hunter. Let your battle begin with me. Poi speriamo che non ci faccia del male. Ecco, appunto. Ah no, infatti scusa, ho sbagliato. Bisogna colpire quella sfera. Che l'altra volta non c'era. Che lo sta possedendo, però... How inconvenient. But we've only just begun. The Master's ascension is at hand. Vedete, c'è Shaft lì che fluttua. Anche Shaft c'ha il design nuovo, ma lo sprite è quello vecchio del Blondo Blood. Era posseduto da Shaft, che è un altro, è lo, proprio un altro braccio destro di te. No.